Giancarlo Minardi, ottava edizione per l'Historical Minardi Day, una bella soddisfazione e ancora una crescita per questa manifestazione. Ma stiamo crescendo di anno in anno e questo ci gratifica del tanto lavoro che ci vuole per organizzare questi 2 giorni. Devo dire un grazie particolare a mio fratello Giuseppe e a mia nipote Elena, che stanno facendo da parecchi mesi i salti mortali per coordinare un po' tutto. Tieni presente che saranno presenti più di 400 macchine nei 2 giorni in pista delle varie categorie e forse facciamo un record di presenza di Formula 1 perché siamo vicino alle 27-28 macchine, con macchine fantastiche, qualcuna addirittura nu nuovissima, come per esempio l'Embassy Hill del 75, la macchina che purtroppo non ha mai visto la pista perché Gramin, quando tornò a casa dal debutto al Paul Ricard, cadde con l'aereo. Quindi ci sono macchine importanti come l'Ensign, la March, la Tyrrell, le Tyrrell di Piero Martini, che sono uniche al mondo, le Merzario, le Minardi, perché ovviamente ci saranno degli appassionati. Insomma, c'è un purpurì di vetture importanti, compreso anche vetture importanti per quello che è la sede. Sono, è presente Pagani, Dallara, Lamborghini, Pambuffetti, che è una macchina particolare. Insomma, diciamo che ci avviciniamo a un bel weekend e speriamo di far divertire i tanti appassionati di cui molti hanno già dato la visione tramite Ticketmaster, altri penso che da quello che sento in giro arriveranno tra sabato e domenica. Ecco, si Ovviamente attendono. abbiamo anche. Sì, si attendono oltre 15.000 presenze all'autodromo di Imola, questa è un po' la stima. Noi speriamo di ripetere i numeri degli scorsi anni, quindi presente che la nostra manifestazione è un po' particolare perché noi facciamo pagare e entrare nel paddock per toccare da vicino e rivivere da vicino l'esperienza dei meccanici, delle macchine storiche. E quindi siamo un po' contingentati col numero, cioè non possiamo poi aumentare più di tanto perché il numero è una questione di omologazione. Ecco, quindi però direi che a occhio siamo come l'anno scorso e quindi di tutto esaurito. Qualche nome è già stato fatto, come quello di Martini, con le grandi auto sono state citate. Qualche sorpresa ci sarà? Possiamo dire qualcosa in più? Beh, gli amici storici della Patrese, a Guerra che viene dall'Argentina. A Bado e col figlio Brando che sta facendo molto bene in Formula Regional la domenica. Insomma, ci sono tanti, tanti, tanti ragazzi che ci onorano della loro presenza. Purtroppo quest'anno è una data con tante concomitanze, quindi molti sono anche impegnati perché lavorano ancora o sono dei coach o hanno dei team da gestire. Per cui, però, diciamo che quelli più vicini alla storicità Minardi, Nannini, sono tutti presenti. Quindi gli appassionati di Formula 1 e non solo del mondo dei motori sono attesi sabato e domenica a Imola. Certo. Poi ci sono anche delle attività collaterali come la presentazione di libri importanti come Franco Núñez Senna, come Donnini, La favola rossa, come tanti altri che adesso faccio fatica a ricordare tutto, compreso. Verrà presentato per la prima volta dal Digital Lighthouse, un formato, cioè praticamente con un visore tu fai un giro con la 296 Ferrari con me alla guida nel circuito di Imola. Quindi sarà presentato anche questo, e anche questa è una novità che poi nei giorni successivi la gente, andando a IF, che è il nostro punto di riferimento per il merchandising e tutto, potranno, se vogliono, fare un giro con Giancarlo Minardi sulla 296 Ferrari in Imola. Quindi ci sono tante novità che riempiono anche quello che è il movimento in pista.